passioni vanno coltivate. Tesoro, devi cercare di ottenere le cose che vuoi. Lei in questo film ha una parte insolita, noi siamo abituati a vederla come un duro e qui la vediamo invece come un uomo romantico e un po' fragile. Quanto la divertiva questo ruolo? In effetti una delle ragioni per le quali mi è piaciuto proprio interpretare questo ruolo è perché in questi ultimi anni mi sono trovata a interpretare ruoli di uomini forti, aggressivi, in un certo senso violenti comunque, in cui la forza e la prestanza fisica erano l'elemento fondamentale. Invece in questo film Barry Rogers, come esattamente dice lei correttissimamente, è un personaggio fragile e proprio questa vulnerabilità, il fatto che sia un uomo bisognoso, che abbia bisogno, che in parte sia patetico e a modo suo anche triste, sono esattamente queste caratteristiche che mi hanno attirato, perché mi hanno consentito di esprimere parte del mio repertorio di attore che di recente purtroppo non ero riuscito a tirar fuori. Sì, è vero che ha rappresentato una sfida, ma fondamentalmente è parte di quello che io sono. Spesso però nei suoi film noi abbiamo visto anche un lato ironico, anche solo accennato, penso per esempio a Public Enemy di Michael Mann. Quanto la diverte mettere in mostra un po' del senso dell'umorismo, come in questo personaggio? In effetti sì, proprio penso che in un certo senso questo ruolo abbia, come altri ruoli che ho interpretato, abbia questo senso dell'ironia, dell'autoironia. Barry Rogers è abbastanza consapevole di essere fondamentalmente una persona triste e ha sufficiente autoironia da essere in un certo senso quasi divertito da questa cosa. Ed è molto interessante che lei abbia citato il caso di Nemico Pubblico, perché qui abbiamo un uomo capace che però si trova in una situazione talmente assurda che l'unica cosa che può fare è obbedire agli ordini, e però riesce a cogliere appunto l'ironia, l'autoironia di questo, mentre ci sono stati altri personaggi dove io questo senso di ironia, autoironia non ho potuto tirarlo fuori, come per esempio in Avatar. L'impressione, guardandola recitare in tutti i suoi film, serie televisive, è che lei lavori molto sullo sguardo e alle volte la si riconosce soprattutto dagli occhi. Questo sguardo che è molto penetrante che lei ha, in cui concentra i personaggi, quanto è importante per lei questo aspetto della tecnica del lavoro? Out to me, and I'm not aware of it. I mean, I'm certainly aware that, you know, that the camera is whether actually. In realtà è la prima volta che questa cosa mi viene fatta notare, quindi non ne sono cosciente, non ci ho mai pensato, non ci ho mai riflettuto. Comunque secondo me vale sia per il cinema che la televisione, forse ancora più per la televisione, il fatto che ovviamente il primo piano sia estremamente importante e fondamentalmente da un punto di vista poetico si dice che gli occhi sono la porta verso l'anima, sono la finestra sull'anima. E devo dire che però io non sono consapevole di farne un uso particolare, non più di quanto faccia per esempio delle mie mani, ma probabilmente sì, è vero che è uno sguardo penetrante.